stavo dicendo che tanto i cattolici quanto i riformati ammettono l'intervento di Dio nella storia dell'uomo attraverso Gesù Cristo, e qui ci sarebbero molte cose da puntualizzare del perché un essere onnisciente, onnipotente e buono non abbia trovato un altro sistema. Comunque, per farci vivere, tu dici, per salvarci, perché poi Gesù Cristo sarebbe venuto per salvarci a seguito di tutte le note vicende della cacciata dal paradiso terrestre, eccetera. Ma quello che i riformati sostengono è che l'intervento di Gesù Cristo sia stato volto a salvare alcuni sì ed altri no. Cioè, loro dicono, Gesù Cristo è sì venuto tra noi per operare la salvezza, però era nelle sue intenzioni che alcuni si salvassero e alcuni altri no. Ora, l'unica cosa che l'essere umano può fare è un atto di fede e sperare di essere tra i salvati. Esistono i sommersi e i salvati, come all'epoca dei campi di concentramento, e quello che uno può fare è solo essere dalla parte dei salvati. Paradossalmente, e qui mi viene in mente Max Weber, lo spirito protestante e l'anima del capitalismo, si è verificata una dinamica, e qui entriamo un po' nel mondo dell'imperscrutabile, per cui se uno aveva successo negli affari, quello voleva dire che allora quella persona era tra gli eletti. Io, per quel che ne so, credo che il collegamento tra la riforma protestante nelle sue varie intonazioni e lo svilupparsi rigoglioso del capitalismo si è appoggiato su questi